Serpeggia lo sfinimento, lo spettro di un futuro senza lavoro. Questa volta lo si percepisce con forza. Dall'assemblea dei lavoratori della Ferriera emerge uno stato d'animo davvero buio, secondo le parole di Umberto Salvaneschi, segretario territoriale FIM CISL. E ciò che maggiormente preme sono i percorsi futuri che, secondo il sindacato, non sono pronti, a confermare dunque quel senso di incertezza e sconforto che si sta avvicinando a grandi passi. Un'assemblea molto partecipata, con persone veramente molto tristi. Hanno realizzato che la siderurgia si chiude e con amarezza ora dovremo affrontare un percorso che non è pronto, non è pronto in tutti i suoi temi e nelle sue situazioni che dobbiamo ancora approfondire. Il prossimo appuntamento, cruciale a questo punto per l'occupazione dello stabilimento ma anche per il futuro della produttività dell'area, sarà quello del 23 dicembre. In quella data l'esigenza dei rappresentanti dei lavoratori è quella di sedersi al tavolo necessariamente alla presenza dell'assessorato al lavoro della regione, proprio per la definizione di quei percorsi per cui è cresciuta l'incertezza dei dipendenti. L'incontro del 23, siccome è citato in determinati titoli l'interesse e la partecipazione della Regione come assessorato al lavoro, riteniamo che sia fondamentale la presenza anche dell'assessorato regionale. Una riunione di questo genere, di questa importanza, senza una parte predominante e importante della partita, riteniamo che sia di per sé già in partenza manca di un importante tassello. Altro aspetto è poi l'unione d'intenti delle sigle sindacali rispetto all'incontro di lunedì prossimo. C'è chi senza la presenza della regione a quel tavolo non siederà. Nella realtà le cose sono variegate all'interno delle sigle. C'è chi assolutamente non vuol partecipare a un incontro senza la presenza della regione, c'è chi vuole andare a vedere comunque quali sono le situazioni rispetto a tutte le richieste che noi inoltreremo in quella data, e c'è chi è più o meno propenso ad arrivare a un giudizio finale rispetto a quelli che saranno i risultati raggiunti in quella data.